Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Mi vedete con la stessa t-shirt dello scorso video perché fuori sta nevicando e ne approfitto per girare un po' di video. Andiamo a ricreare questo make-up utilizzando la nuova palette dell'edizione limitata Freak Show di Moolak Cosmetics. Lo scorso look è un look un pochino più sobrio per quanto riguarda la parte occhi, perché vi volevo far notare che questa palette è molto versatile. Si possono ricreare sia look un pochino più particolari che look un pochino più tranquilli, diciamo, da poter utilizzare tutti i giorni. E niente, vi lascio il video. Eccomi qua, iniziamo subito. Questa volta ho deciso di utilizzare altri colori rispetto alla scorsa volta e quindi andiamo subito ad applicare il solito colore sabbia per la zona di transizione e si chiama The Soul. Poi andiamo ad applicare questo oro che si chiama Life, lo applichiamo con le dita. Prendiamo il pennellino di prima e andiamo a sfumare il bordo. Poi andiamo ad applicare questo nero con i micro glitterini rosati che si chiama Trick. Vi ricordo sempre di prelevarne poco alla volta, è molto pigmentato. A me questa palettina sta piacendo sempre di più. Come potete vedere, l'oro è oro puro. Andiamo ad applicare The Soul anche nella parte inferiore dell'occhio. E nella parte terminale applichiamo Trick. Perfetto, ora applichiamo l'ink liner di Kat Von D. Poi applichiamo il solito mascara Bang di Benefit. Un occhio è terminato, ora vado a fare l'altro occhio e noi ci vediamo dopo. Ok, il trucco occhi è completato, come potete vedere. Se vi sarete ben accorte, non ho applicato l'illuminante da nessuna parte, perché voglio andare a utilizzare Disturbia, che fa sempre parte della nuova collezione in edizione limitata della Moolak Cosmetics ed è questo illuminante viso e occhi in formato gel. Allora, lo andiamo a prelevare dal tappino e con movimenti delicati lo picchiettiamo. Come potete vedere è fantastico, si asciuga non subitissimo, il tempo praticamente di lavorarlo delicatamente. Ha questi riflessi violacei, verdi, stupendi. Sul dorso del naso ne andiamo a picchiettare un pochino poco anche sotto l'arcata sopraccigliare. Questo passaggio ovviamente è facoltativo, mi piace tantissimo. E sicuramente lo utilizzerò molto. Ora sulle labbra andiamo ad applicare un rossetto liquido, una tinta di Kat Von D nella mini size, come potete vedere. La differenza tra una full size e una mini size è molto evidente. Ed è questo marrone qua molto bello, super pigmentato come ogni tinta, come ogni rossetto liquido, tinta liquida di Kat Von D. Lo andiamo ad applicare su tutte le labbra. Ok, aspettiamo che si asciuga e poi vi volevo dare, diciamo, un'alternativa. La prima alternativa sono queste labbra effetto opaco, diciamo discostano un po' da tutto il resto del viso che invece è molto luminoso. E l'altra alternativa è andare a picchiettare l'illuminante che abbiamo picchiettato negli zigomi e nell'arcata sopraccigliare anche al centro delle labbra. Ne preleviamo anche questa volta pochino alla volta.
Eccoci qua. Come potete vedere, il centro delle labbra appare con un effetto verde molto luminoso. Piace molto anche così perché va a riprendere l'illuminante che abbiamo applicato prima. E se vogliamo esagerare, lo applichiamo su tutte le labbra, ma per questo video ci concentriamo soltanto sulla parte centrale. Mi piace molto questo risultato, ancora non l'avevo mai provato. Il trucco è finito qua, spero che vi piaccia, fatemelo sapere lasciando un pollice in su. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!